Buongiorno, apriamo la seduta ordinaria con il question time. La prima interrogazione presentata dal consigliere Fiorini, rivolta all'assessore Paparelli, recita: intendimenti della giunta regionale in merito all'applicazione dell'istituto della sussistenza della regolarità contributiva per il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Informazioni della giunta medesima riguardo alla convenzione da stipularsi con IMS, INAIL e ANCI Umbria ai fini della verifica per via telematica della regolarità contributiva. Raccomando a tutti il rispetto dei tempi perché tutte le interrogazioni possano essere riprese. Grazie. Grazie Presidente. Allora, il DURC, cioè il documento unico di regolarità contributiva, è il certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento. L'articolo 11 bis, comma 1, lettera A, della legge 3 agosto 2009, numero 102, prevede l'obbligo della presentazione del DURC a fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione su qualsiasi area purché in forma itinerante. Questa disposizione, come ha previsto il Ministro dello Sviluppo Economico con data 6 novembre 2009, protocollo 0100166, ha prescritto una specifica ed ulteriore verifica dei presupposti necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e deve ritenersi applicabile anche in assenza di una specifica previsione normativa regionale. La legge regionale numero 10 del 2014, ovvero sia il testo unico in materia di commercio, all'articolo 45,1 sancisce l'obbligo di regolarità contributiva, infatti dispone testualmente che il rilascio, le concessioni e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetto alla sussistenza della regolarità contributiva. Ed al comma 5 aggiunge che la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del testo unico in materia di commercio, deve stipulare un'apposita convenzione con le articolazioni regionali di IMS, INAIL e con ANCI Umbria, al fine di effettuare per via telematica la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione di un elenco delle posizioni regolari e di un elenco delle posizioni irregolari. Dato che l'obbligo di regolarità contributiva ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche è prescritto sia dalla legge statale, ovvero sia dall'articolo 11 bis, comma 1, lettera A, legge 102 del 2009, sia della legge regionale, ovvero sia dell'articolo 45,1, legge regionale 10 del 2014, e dal momento che tale prescrizione è di fondamentale importanza in quanto risponde alle necessità di assicurare all'esercizio dell'attività commerciale equità e parità di trattamento, con la presente interrogazione si chiede alla Giunta di sapere quali azioni ed iniziative hanno adottato ed intende adottare al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di regolarità contributiva di cui all'articolo 45,1 legge regionale 10 del 2014. Se la Giunta regionale, essendo decorso il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del testo unico in materia di commercio, ha provveduto a stipulare la convenzione con le articolazioni regionali di IMS, INAIL e con ANCI Umbria al fine di effettuare per vie telematiche la verifica della regolarità contributiva, così come previsto dall'articolo 45,5 legge regionale 13/6/2014 numero 10. Grazie. Prego, Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Allora, con riferimento all'interrogazione posta dal consigliere Fiorini e ai suoi quesiti, ossia quale iniziativa intende adottare la Giunta al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 45,1 della legge regionale 13 e se la Giunta regionale ha provveduto nel termine di 180 giorni a stipulare la convenzione con le articolazioni regionali di IMS, INAIL e ANCI,
si precisa quanto segue. Riguardo al primo quesito, diciamo, ciascun comune umbro, nelle more dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 45,4 della legge regionale 10, può dare diretta applicazione, in base a quanto previsto dalla legge stessa, a quanto previsto dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 10, o in alternativa, come previsto dalla delibera di giunta regionale 845/2013.7, ancora in vigore, interrompere i procedimenti di verifica, sospensione e decadenza di cui è richiamati articoli 45 e 46, in precedenza articoli 8 quater e 8 quinques della legge regionale 6 del 2000, fino all'approvazione del nuovo regolamento medesimo, legato tra l'altro a un processo di uniformazione nazionale. Per quello che riguarda il secondo quesito, si precisa che la Giunta regionale non ha dato seguito alla sottoscrizione di alcuna convenzione con INPS, INAIL e ANCI, in quanto nel frattempo, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale richiamata, il legislatore internazionale è intervenuto in materia con la legge 20 marzo 2014 numero 34, semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC, convertito dalla legge 16 maggio 2014 numero 78, recante semplificazione in materia di DURC, e poi con il successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, semplificazione in materia di documento di un unico di regolarità contributiva DURC. A seguito di questi provvedimenti, infatti, nazionali, infatti, dal 1 luglio 2015 è attiva una nuova procedura di verifica della regolarità contributiva DURC online, alla quale i comuni possono accedere direttamente e avere risposte in tempo reale, per cui non si è resa più necessaria, a seguito di questi provvedimenti nazionali, la stipula di un accordo che la legge nazionale ha posto, diciamo, in capo ai comuni direttamente con la procedura del DURC online, al quale dal 1 luglio possono accedere tutti quanti i comuni della nostra regione. Grazie assessore, prego consigliere Fiorini per la replica. Grazie presidente, non mi ritengo affatto soddisfatto, perché comunque la regione non ha ben articolato, secondo me, la questione DURC, perché comunque i comuni non chiedono all'interno, o non tutti i comuni non chiedono il DURC per entrare all'interno delle aree pubbliche dove poi gli ambulanti svolgono la loro attività. Comunque approfondiremo e vigileremo su questo. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Passiamo all'oggetto numero 11. A presentare questa interrogazione il consigliere Rometti, e si rivolge all'assessore Chianella. Intendimenti della Giunta regionale in merito al potenziamento dei collegamenti in Umbria in occasione del Giubileo della Misericordia. Prego consigliere Rometti. Grazie presidente. L'interrogazione si inserisce nel potenziamento dei collegamenti che con il nuovo piano regionale dei trasporti la regione già ha predisposto. Il piano regionale dei trasporti si pone due obiettivi fondamentali. Il primo è migliorare i collegamenti esterni della nostra regione, problema molto sentito. Ho visto una recente indagine Istat che indica in questo problema uno dei principali per la nostra comunità regionale nella consapevolezza degli umbri. L'altro obiettivo del piano regionale dei trasporti è quello di migliorare le relazioni fra le nostre città. Da questo punto di vista, nel piano e nell'attività che la Regione ha portato avanti, già è stato fatto qualcosa di significativo. Penso al rafforzamento del corridoio, sia con pullman che con treni, Magione, Perugia, Assisi, Foligno. Penso all'incremento di 4 corse fra Foligno e Spoleto. Penso all'incremento di 2 corse fra Terni, Orto e Orvieto. Allora, in questo ambito, credo che noi dobbiamo, che la Giunta deve impegnarsi a potenziare i collegamenti fra 2 città importanti, che anche nell'anno giubilare possono avere un significato rispetto all'attrattività turistica che si determina in questi 2 centri, e che sono Gubbio e Assisi. Peraltro queste 2 città hanno
recentemente sviluppato anche un accordo di collaborazione per, diciamo, potenziare dinamiche di sviluppo turistiche, culturali e quant'altro. Quindi quello che si chiede alla Giunta regionale con questa interrogazione è appunto di migliorare i collegamenti soprattutto fra Gubbio e Assisi, tenendo conto che Gubbio, come sappiamo e come abbiamo detto più volte in quest'Aula, i consiglieri di Gubbio anche, ha una situazione di isolamento maggiore rispetto ad altre città della regione. Sul piano infrastrutturale credo di poter dire che nella scorsa legislatura si è fatto molto, perché sono in cantiere opere che sicuramente andranno a migliorare la situazione infrastrutturale di Gubbio. Credo che anche da un punto di vista dei servizi e dei collegamenti qualcosa di più si possa e si debba fare. Quindi da questo punto di vista spero che la Giunta recepisca questa sollecitazione. Grazie consigliere Rometti, la parola all'assessore Chianella. Sì, grazie Presidente. Nell'ambito dei servizi di trasporto istituiti, come è stato già detto dal consigliere Rometti, in Umbria, per il Giubileo della Misericordia, sono già attivi appunto questa implementazione di servizi, soprattutto nelle tratte di maggiore flusso, registrato ovviamente negli ultimi anni anche in applicazione del Piano Regionale dei Trasporti. Diciamo che rispetto alla l'interrogazione che è stata fatta, anche alla luce di questa interrogazione, più in generale come viene riportato anche in un accordo a suo tempo fatta tra i comuni di Gubbio e di Assisi, è al vaglio la possibilità di istituire due coppie collegamento soprattutto nel fine settimana, quindi prefestivo e festivo, da parte dell'azienda in concerto appunto con l'assessorato. Vengono ipotizzate due coppie di corse con partenza al mattino, una da Gubbio e una da Assisi, e rientro nel tardo pomeriggio da entrambe le località, in modo da consentire ovviamente agli utenti alcune ore di permanenza nella fascia giornaliera nelle città di destinazione, favorendo quindi in tal modo il pranzo, la visita ai principali siti attrattivi delle due città. Nell'itinerario si tocca anche il plesso ospedaliero di Branca, favorendo in tal modo un'ulteriore mobilità dalle località limitrofe verso l'ospedale. Avremo a breve, chiameremo a un incontro anche i sindaci delle due città, perché ovviamente quando noi parliamo di implementazione di servizi parliamo anche tra virgolette di costi. I costi sono assolutamente comunque limitati, con uno sforzo da parte dell'azienda, da parte anche della Regione e forse dei comuni, riusciremo a garantire questo collegamento. Ci stiamo lavorando e a breve credo che possa essere istituito il tutto, a iniziare da marzo, nel periodo appunto marzo-ottobre, che è il periodo di maggiori flussi generalmente registrato nel territorio regionale. Grazie assessore. Consigliere Rometti per la replica. Prendo atto positivamente della risposta dell'assessore, quindi mi ritengo soddisfatto, perché credo che la Giunta stia dando seguito a questa esigenza e quindi ecco, da questo punto di vista spero che anche i tempi, mi sembra che siano tempi rapidi perché parliamo del mese prossimo, quindi sono soddisfatto della risposta. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 12, rivolto all'assessore Paparelli da parte della consigliera Casciari. Intendimenti della Giunta regionale volti ad assicurare percorsi di formazione professionale e o lavorativa intramuraria negli istituti di pena dell'Umbria ai soggetti detenuti non destinatari degli interventi di cui all'avviso pubblico recante investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programma operativo della Regione Umbria Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, asse 2, inclusione sociale e lotta alla povertà. Prego, consigliere Casciari. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione è volta un po' a chiarire ciò che succederà nei prossimi tre anni all'interno degli istituti detentivi dell'Umbria. Appena finita l'azione del garante dei detenuti, che ha consegnato all'Assemblea legislativa
una relazione da quale emerge che la situazione nelle carceri umbre è sostanzialmente in questi ultimi anni in netto miglioramento. Rispetto all'anno scorso, al 28 febbraio 2015, c'erano 220 detenuti in meno, quindi quasi 1.345 detenuti presenti. E il dato che però ci deve far riflettere: di questi 1.343 detenuti, 1.033 hanno pene definitive, 313 sono in custodia cautelare. Di coloro che hanno pene definitive, il 57%, quindi un numero molto alto, sta scontando una pena che è inferiore ai 5 anni, e la maggioranza dei detenuti ha un'età compresa tra i 30 e i 60 anni. Quindi, considerato appunto il fine della detenzione, che sì, l'espiazione della pena, certamente, ma anche e soprattutto questo deve servire la detenzione intramuraria, una riabilitazione vera del reo. E quando si parla di riabilitazione, necessariamente si deve pensare e immaginare un reinserimento che è basato essenzialmente su una possibilità di trovare fuori, una volta espiata la pena, la possibilità di incanalarsi appunto in un percorso che non sia stato quello precedente. Quindi l'acquisizione di competenze professionali che possano accompagnare l'uscita a un percorso lavorativo che sicuramente determina una, come così riportano i dati, una riduzione forte dei costi sociali del detenuto in uscita. È provato ormai che i tassi di recidiva per i detenuti che svolgono attività lavorativa o di formazione professionale durante il periodo detentivo sono bassi, sono stimati intorno al 10% su scala nazionale. E visto che la Regione Umbria, la Giunta regionale, ha sulla precedente programmazione del Fondo Sociale Europeo impiegato nell'asse occupabilità una parte di risorse che sono state molto, molto utili per avviare alla formazione professionale e anche al lavoro, in alcuni casi al lavoro sia dentro il carcere che fuori, di quasi 70 detenuti, e questo ha anche stimolato molte imprese a guardare con un occhio più attento appunto la possibilità di fornire commesse, per esempio dentro gli istituti detentivi, penso in un caso particolare all'istituto detentivo di Perugia. Inoltre il sistema carcerario ha cambiato un po' il regime, si va verso un regime di carcere aperto secondo dei modelli di sorveglianza dinamica, dei modelli che stanno richiedendo, e questo è emerso anche in audizione in terza commissione, degli sforzi da parte della polizia penitenziaria, che si trova a riorganizzare non solo lo spazio dei detenuti ma anche il tempo. Tempo, consigliere. E ciò nonostante, appunto, l'avviso pubblico di cui si parla nella nuova programmazione Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 asse 2, fa riferimento soltanto al lavoro esterno, quindi sono soltanto i destinatari, sono soltanto adulti sottoposti a provvedimenti in carico però agli uffici di esecuzione penale esterna. Prego, assessore Paparelli, a lei per la replica. Sì, grazie Presidente. Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione il 12-12-2014, si inserisce in un contesto politico e programmatico unitario e si configura quale esito di un percorso partecipato e condiviso effettuato dall'amministrazione regionale di concerto con il partenariato economico e sociale, tenendo conto anche del PON nazionale FSE Inclusione Sociale. Le azioni programmate nella passata legislatura, di cui al suddetto PON, hanno necessariamente dovuto tener conto del principio di complementarietà e non sovrappiabilità degli interventi, per cui in base a questa decisione, peraltro avallata e richiesta dalla stessa Commissione europea, è stato programmato interventi differenziati sul POR e sul PON. Quindi il POR Umbria 2014-2020 ha indirizzato la programmazione verso l'area dell'esecuzione penale esterna, programmando l'intervento specifico di presa in carico multiprofessionale finalizzata all'inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale esterna, mentre il PON Inclusione 2014-2020 ha indirizzato la programmazione verso l'area dell'esecuzione penale in regime intramurario,
programmando interventi di inclusione socio-lavorativa orientati al miglioramento delle condizioni di detenzione e per l'incremento dell'occupazione dei detenuti in regime intramurario. Per quello che riguarda le azioni riferite al POR Umbria, le risorse assegnate a questo intervento, che ammontano a circa 3 milioni e mezzo per l'intero settennato di programmazione, con un numero di destinatari finali 471 da raggiungere entro il 2020, sono superiori rispetto all'indicatore di performance fissato dalla Commissione europea, che ci stabilisce di raggiungere 134 destinatari finali entro il 2018 e aver utilizzato entro il 2018 risorse pari a 996 mila euro circa. Date condizioni, unitamente alle relazioni intercorse tra POR Umbria e FSI, i processi di programmazione nazionale del PON Inclusione hanno indirizzato le scelte operative e la tempistica verso la programmazione del primo biennio 2016-2017, conferendole un carattere sperimentale con azioni a regia centrale delle risorse messe a bando. L'uscita del bando è stata preceduta da una fase partecipativa dal tavolo di governance tenutosi in data 16 dicembre 2015. Per quello che riguarda invece il PON nazionale Inclusione, quindi riferita alle azioni intramurarie, l'azione pilota del PON si pone come finalità quella di sperimentare appunto un modello di intervento che consenta l'incremento dell'opportunità di inclusione sociale e lavorativa di persone in esecuzione di pena attraverso lo sviluppo di attività dentro gli istituti penitenziari. Con questa azione il Ministero di Grazia e Giustizia, rispetto a questa azione, sta procedendo alla verifica preliminare della disponibilità all'interno degli istituti penitenziari di spazi in condizioni, diciamo, adeguate, di un numero adeguato di persone in ciascun istituto penitenziario, dell'interesse dei soggetti imprenditoriali per la localizzazione intramuraria e la convergenza dei principali soggetti istituzionali centrali e locali per la realizzazione delle azioni pilota. A cura dell'amministrazione centrale seguirà la definizione, in accordo con le realtà produttive e disponibili, delle linee di sviluppo delle produzioni all'interno delle casse di reclusione che hanno spazi e utenze adeguate. Ruolo fondamentale del Ministero sarà anche quello di rendere vantaggioso per le imprese l'investimento in ambito penitenziario, e tutto questo attraverso una governance nazionale costituita attraverso un tavolo tecnico che sta operando in questa direzione. Pertanto, diciamo, la struttura regionale non solo vigilerà, diciamo, sul fatto, come sta facendo nel tavolo, che il PON nazionale esegua e porti avanti queste misure, diciamo, che afferiscono appunto al PON nazionale, ma volendo, diciamo, potremmo anche verificare nell'ambito delle nostre azioni anche ulteriori azioni FSE riferibili all'occupazione, azioni intramurarie che potranno essere eventualmente verificate nel corso della definizione degli strumenti relativi agli incentivi all'occupazione in generale, che riguardano le classi più disagiate, tra cui rientrano ovviamente coloro che si trovano in stato di detenzione, soprattutto quelli che stanno, diciamo, nella fase di uscita dagli istituti penitenziari. Consigliere, per la replica. Sì, grazie Vicepresidente, sono parzialmente soddisfatta, seguirò insomma, dai banchi anche lo sviluppo della possibilità di utilizzare l'FS occupabilità proprio per stimolare meglio anche quello che è considerato questione sociale, cioè la formazione professionale all'interno degli istituti penitenziari. Grazie. Passiamo al punto, all'oggetto 14, interroga il consigliere Squarta, risponde l'assessore Chianella. Necessità di intervento urgente ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, intendimenti della Giunta regionale rispetto agli impegni assunti in periodo elettorale. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Premesso che con la legge 9 gennaio del 1989, numero 13, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo Speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati. Il Fondo è attualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concentro con il Ministero degli Affari Sociali per i problemi delle aree urbane e del tesoro, la proporzione ai fabbisogno indicato dalle regioni. La legge regionale del 2002, la numero 19, facendo rientrare l'intervento fra le del 19, scusatemi, contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Regione Umbria ha previsto l'integrazione del fondo con lo stanziamento in bilancio di risorse proprie.
in apposita UPB denominata superamento delle barriere architettoniche, facendo rientrare l'intervento fra le spese di investimento. In adempimento delle suddette disposizioni normative, il competente servizio regionale ha provveduto ad aggiornare annualmente il fabbisogno economico regionale e a trasmettere la relativa richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture. Verificato che negli ultimi finanziamenti assegnati a privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche risultano erogati a valere risorse 2012 e da allora più nulla è stato fatto, quindi parliamo di quasi 4 anni, atteso che l'ultima nota inviata dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione in data 10 ottobre 2013 comunicava l'impossibilità di assegnare i fondi richiesti per mancanza della necessaria copertura finanziaria, l'esecutivo di questa Regione, a differenza di quanto fatto in altre Regioni, non ha mostrato alcuna concreta volontà politica di farsi carico in modo risolutivo del finanziamento dei suddetti interventi, indispensabile alla vita quotidiana dei soggetti disabili e segno di civiltà per le istituzioni che dovrebbero garantirli. L'UPB 4 febbraio 2007 del bilancio regionale di previsione assestato per l'anno 2015 relativa al finanziamento dei suddetti interventi e sulla quale avrebbero dovuto essere allocate in base alla legge regionale 2002 consigliere Squadra, le ricordo i tempi, prego. Regionali ulteriori rispetto a quelle statali presenta uno stanziamento pari a 0 euro e residui passivi per oltre 100.000 euro. Quanto sopra, a fronte del fabbisogno complessivo per il 2015 che proprio l'esecutivo regionale aveva stimato in 13 milioni di euro. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale interroga l'assessore per conoscere se intenda reperire nella prossima manovra di bilancio le risorse necessarie a liquidare il fabbisogno complessivo di 13 milioni di euro, consigliere Squadra, ovvero risorse sufficienti ad abbattere tale fabbisogno del 50% nel prossimo triennio, tenendo quantomeno fede agli impegni assunti in periodo elettorale. Prego, assessore Chianella. Grazie, Presidente. Allora, la legge 13 dell'89 ha per oggetto appunto disposizioni, come è già stato detto, per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e prevede la concessione di contributi a privati previa domanda degli stessi ai comuni di residenza i quali trasmettono i loro fabbisogni alla Regione. La Regione accoglie le istanze di tutti i comuni e chiede il finanziamento statale stabilito con legge 13, che è stato concesso solo saltuariamente, limitati agli anni 2002, 2005 e 2006, per complessivi 619.000 euro, ed è risultato ovviamente largamente insufficiente a coprire la richiesta proveniente dai comuni dell'Umbria. Per evitare la totale immobilità delle graduatorie degli aventi diritto, la Regione, con legge numero 19 del 2002, ha stabilito di finanziare un importo per le finalità previste dalla legge 13, la cui entità è determinata anno per anno secondo la legge appunto finanziaria. La Giunta regionale, con atto 728 del 2015, del maggio 2015, ha preso atto delle richieste dei comuni umbri per l'anno 2015 per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per un importo pari a 708.000 euro. Tale importo, sommato al pregresso, agli anni pregressi, raggiunge la cifra di 12.759 come fabbisogno complessivo riferito all'anno 2015. Il Ministero delle Infrastrutture, responsabile delle assegnazioni di finanziamento alle Regioni, fino alla data odierna non ha comunicato alcun finanziamento per far fronte alle impellenti necessità della legge 13. Con deliberazione 461 del 27 marzo, inoltre la Giunta regionale ha sottoscritto protocolli d'intesa con i sindacati per l'eliminazione delle barriere architettoniche e nel suddetto protocollo appunto le parti si impegnavano in qualche maniera a finanziare e ridurre quantomeno appunto il pregresso. Nel contempo, in atto da parte delle Regioni con la Conferenza delle Regioni, e informo che domani pomeriggio sarò a Roma esattamente alla Commissione Infrastrutture, dove si parlerà anche di questa questione, ovviamente unitamente ad altri problemi legati all'infrastruttura in senso generale. Quindi la Giunta regionale valuterà nella previsione di bilancio 2016 se poter, diciamo così, appostare una partita di bilancio per far fronte a una parte ovviamente delle richieste che sono in corso. Vorrei però altresì concludere questa mia risposta che anche le altre regioni hanno gli stessi problemi. Cito la Lombardia a 50 milioni di pregresso, le Marche 11 milioni, la Toscana 27 milioni, la Liguria 11 milioni,
il Friuli 12 milioni, la provincia di Bolzano 15 milioni, la Basilicata 17 e la Sardegna 20 e così via. Quindi diciamo che è un quadro complessivo nazionale di sofferenza in questo senso, e comunque la Regione Umbria valuterà ovviamente, oltre che sollecitare il Governo nazionale per finanziare appunto i programmi di abbattimento delle barriere architettoniche, valuterà con la previsione del bilancio 2016 se appostare partite di bilancio per far fronte quantomeno a una parte delle necessità. Sì, io ringrazio l'assessore, spero vivamente che la Giunta mantenga gli impegni elettorali presi nella primavera scorsa, perché la delibera 461 del 27 marzo del 2015, che proprio in periodo elettorale impegnava di ridurre del 50% le domande che erano in attesa del contributo, voleva iscrivere, significava portare a bilancio, iscrivere a bilancio una somma pari a 2 milioni di euro. Ora noi attestiamo che nulla ancora è stato fatto e spero che questo incontro che lei, assessore, avrà a Roma anche nei prossimi giorni possa determinare un'inversione di rotta in maniera netta e far sì che veramente possa essere affrontato questo problema, che soprattutto è un segnale di civiltà per la nostra comunità regionale. Grazie. Bene, passiamo ora all'oggetto numero 15, sempre per l'assessore Chianella, a interrogarlo è il consigliere Ricci. Ex FCU Ferrovie Centrale Umbria, prospettive societarie e gestionali, necessità di elaborazione di un progetto di ristrutturazione complessiva e di valorizzazione. Informazioni, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. La Ferrovia Centrale Umbra, come noto, compie 100 anni dalla sua realizzazione e rappresenta un asse strategico per l'intero quadro trasportistico regionale. Peraltro, nello stesso piano regionale dei trasporti e anche in mozioni presentate o già discusse dalla stessa Assemblea Legislativa, spesso in questa aula si sono determinate riflessioni sulla sua riqualificazione in termini di infrastrutture, in termini di innovazione tecnologica e segnaletica, in termini di utilizzo anche di nuovi vettori quali tram, treni, in termini di valorizzazione delle stazioni e anche in un quadro di ulteriore implementazione dei servizi anche con valenza socioturistica. Peraltro, durante tali riflessioni sono emersi anche ordini di grandezza finanziari necessari, attestati fra i 30 e i 50 milioni di euro. Abbiamo appreso di contatti recenti fra la Giunta regionale e il gruppo Ferrovie Italiane, in particolare Rete Ferroviaria Italiana, per il trasferimento della infrastruttura ferroviaria. Vorremmo quindi conoscere da parte di questa Assemblea Legislativa quali siano le reali prospettive gestionali e societarie e soprattutto, secondo elemento di riflessione, se e quando la stessa Assemblea Legislativa o la Commissione specifica dovesse essere investita anche di una riflessione sul progetto di valorizzazione. Credo che sia corretto il rapporto e la ricerca di una correlazione tra il pubblico e il privato, ma altrettanto corretta sia la determinazione che il progetto sia discusso anche portando i contributi tecnico-gestionali della stessa Assemblea Legislativa e in particolare della seconda commissione consiliare, affinché il progetto risponda a determinazioni anche in ordine di parziale privatizzazione, ma anche in un quadro di valorizzazione strategica di questo che è uno degli assi più importanti del sistema di trasporti in Umbria e che deve essere adeguatamente sviluppato. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie consigliere Ricci. In relazione a quanto richiesto appunto dal consigliere Ricci, è noto che l'amministrazione regionale ritiene strategica l'infrastruttura FCU ed è considerata centrale anche rispetto all'organizzazione dei trasporti nello stesso PRT approvato da questa Aula recentemente. Un'infrastruttura però che, come sappiamo, necessita di interventi di manutenzione, diciamo così, importanti.
Quindi l'idea di affidare a RFI l'infrastruttura FCU nasce da una considerazione di carattere più generale. Oggi in Umbria tutti i sistemi di trasporto sono riconducibili a FS, quindi l'eventuale gestione di FCU a RFI comporrebbe un quadro sotto il profilo gestionale. La seconda valutazione è che RFI ovviamente ha una capacità di intervento sotto il profilo tecnico sicuramente molto importante, assolutamente diversa che, rispetto all'attuale. La terza valutazione è che con un piano di intervento di media scadenza la ferrovia FCU potrebbe diventare interoperabile con le altre strutture ferroviarie, poi mi spiego meglio. Quindi l'ipotesi allo studio, al momento, è che si trasferisca in un periodo, per un periodo breve di qualche anno in concessione a RFI, che possa permettere questa interventi di ripristino, a cominciare ovviamente dalla Umberti di Città di Castello, visto che è imminente la riapertura di Poggio a Zuano e quindi la riapertura della tratta sud, e studiare in un secondo tempo invece il trasferimento al patrimonio dello Stato della stessa infrastruttura per progetti di più ampio respiro. L'interlocuzione con l'amministratore delegato di RFI era già avvenuta una prima volta dal sottoscritto casualmente ad Ancona alla fine di ottobre, i primi di novembre. C'è stata poi questa interlocuzione, questo incontro ufficiale a metà gennaio, dove ha partecipato anche la Presidente oltre che il sottoscritto, e facendo seguito a colloqui intercorsi è stata già formalizzata da parte del sottoscritto appunto la richiesta di costituire un gruppo di lavoro Regione Umbria Mobilità RFI per approfondimenti utili a supportare il processo decisionale che si renderà necessario al trasferimento della rete. Aggiungo che proprio in questi ultimi giorni di gennaio, a una, diciamo così, comunicazione del Ministro Delrio appunto alla Commissione parlamentare, il Ministro stesso sottolinea l'importanza, leggo testualmente, per rilanciare l'intermodalità, quindi strade, porti, aeroporti e ferrovie non connessi costituiscono una criticità da affrontare con decisione. Quindi questa questione della FCU sembra quasi, diciamo, essere in questa riflessione del Ministro, e noi ci crediamo seriamente. Quindi io credo che questa possa essere la strada giusta per un rilancio della FCU, non solo per, diciamo così, renderla utilizzabile, ma renderla interoperabile all'interno del sistema più generale delle ferrovie dello Stato. Prego, consigliere Ricci. Sì, ringrazio l'assessore con delega per la risposta che mi sembra piuttosto precisa. Auspico che la riflessione sul progetto di valorizzazione socioculturale, turistica e trasportistica della Ferrovia Centrale Umbria possa essere oggetto di riflessione in seconda commissione consiliare. E peraltro abbiamo preso atto anche con piacere, per quanto riguarda i rapporti con Rete Ferroviaria Italiana, che nel quadro dei sistemi di servizio complessivi per l'Umbria gli stessi si implementeranno sostanzialmente fino a 3,9 milioni di chilometri nel quadro complessivo annuale. Concludo risollecitando, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, la messa a disposizione del bilancio di Umbria TPL Mobilità, che ancora ad oggi, malgrado la scadenza sia ampiamente conclusa, non è stato messo a disposizione su specifica richiesta dei nostri gruppi consiliari. Mi auguro che questo possa avvenire anche per verificare la reale situazione gestionale ed economica di Umbria TPL e Mobilità. Grazie. Grazie consigliere Ricci, provvederemo a questa sua sollecitazione. Passiamo ora all'oggetto numero 16, che interroga l'assessore Paparelli. L'interrogazione è presentata dal consigliere Liberati. Emergenza, nuovo caporalato in Umbria, paghe da fame con risposte ai lavoratori di alcune cooperative. Informazioni della giunta regionale al riguardo e intendimenti della giunta medesima volti a stroncare il fenomeno. Prego consigliere Liberati. Sta emergendo da qualche settimana quello che in realtà era noto da un quindicennio,
e cioè ciò che lo stesso sindacalista Bruno Trentin ha affermato qualche tempo fa. Le coppe hanno perso l'anima. No, bisognerebbe aggiungere le coppe hanno venduto l'anima. Hanno venduto l'anima al mercato. Mutualità, solidarietà, principi quali quello di non approfittarsi, la natura non speculativa delle coop sembrano saltati. La verità è che alcune grandi coop sono il giardino di casa dei vecchi partiti e segnatamente del PD. Cosa accade? Accade che si è creato un sistema clientelare molto pesante, si è creato un meccanismo vizioso per cui le coop, alcune coop, sono la porta girevole di questi vecchi partiti. Poi c'è qualcos'altro. Emerge che centinaia, forse migliaia di lavoratori vengono pagati pochissimo. Vengono pagati pochissimo e ciò è emerso nel caso della Eskiger, quando una multinazionale riesce a passare da 9 euro lordi a 6 euro e poco più, che diventano poco più di 3 euro netti, orari. Non una parola è stata levata dalla sinistra, non una parola è stata levata ovviamente anche da qualcun altro, ma devo dire che l'imbarazzo è palpabile, soprattutto nel partito di maggioranza. È una situazione scandalosa, di cui pochi parlano. C'è un principio ovviamente alla libera concorrenza del mercato, c'è un danno, una truffa direi, vera e propria, allo Stato e all'INPS. Una truffa che forse è legalizzata, ma noi abbiamo chiesto che su tutte queste cooperative, che sono spesso titolari anche di appalti pubblici, di servizi pubblici, nel settore della sanità e dei rifiuti, intervengano la Guardia di Finanza, che finora in Umbria, per quanto mi riguarda, ha abbastanza dormito. Non ci si può limitare solo agli scontrini, andiamo a vedere dove sta la vera evasione fiscale. Gli ispettorati del lavoro che hanno parimenti dormito, quindi svegliatevi, grazie, a favore di tutti coloro che meritano di essere anzitutto pagati secondo il principio incardinato nell'articolo 36 della Costituzione, per cui occorre che ci sia un salario che assicuri dignità e la possibilità di una libera vita ai lavoratori. Questo voglio dire al momento. In particolare vorrei capire da parte dell'assessorato, perché non c'è ovviamente la giunta, la presidente Marini, come si intenda stroncare questo fenomeno al netto dei conflitti di interesse che ci sono dentro questa giunta, e in particolare quale salario orario minimo si possa individuare come appunto sufficiente per assicurare il rispetto dei principi dell'articolo 36 della Costituzione. Grazie. Prego Assessore Paparelli per la risposta. Sì, ma visto che il consigliere Liberari fa spesso citazioni e usa molto propriamente alcuni termini, io vorrei far presente che il fenomeno del cosiddetto caporalato, presente soprattutto, ma non solo, in alcune aree del meridione d'Italia, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, consiste in una grave forma di sfruttamento della manodopera che si sostanzia in violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposo, sicurezza, nella corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi. La legge 14 settembre 2011, numero 1048, introducendo nel Codice Penale l'articolo 603 bis, ha inteso contrastare tale fenomeno con maggior vigore di quanto avvenuto in passato, punendo la fattispecie delle intermediazioni illecite dello sfruttamento del lavoro con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato attraverso questa pratica illecita. Poiché siamo nel campo del diritto del lavoro, la competenza istituzionale in questa materia è riservata alla Direzione Territoriale del Lavoro, organo periferico del Ministero del Lavoro, preposta fra l'altro ad attività di vigilanza sull'applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale in tutti i settori lavorativi. Per quanto attiene la Regione Umbria, non v'è dubbio che da sempre ogni suo atto che impatti sulle politiche del lavoro sia improntato e continuerà ad essere improntato nel promuovere ed incentivare il diritto al lavoro e alla sua qualità,
combattendo la disoccupazione, i fenomeni di precariato che di fatto limitano l'uguaglianza tra i cittadini, ovviamente tenendo conto degli strumenti che la Regione ha a disposizione. A titolo meramente semplificativo possono citarsi la legge regionale 25 novembre 98 numero 41, norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego, che stabilisce fra l'altro che la Regione promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di favorire l'attuazione del diritto al lavoro e la qualità del lavoro, la legge 23 luglio 2003 numero 11, interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, che disciplina gli interventi di politica attiva che hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precariato nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati. Detti interventi di politica attiva del lavoro sono rivolti a sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero anche in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro. La legge regionale 2013 numero 17 sulla direttiva sull'attuazione dei tirocini extracurriculari, che ha limitato, diciamo, molto questo fenomeno, che facilita l'incontro tra la domanda e offerta del lavoro e può essere un significativo passo verso il reinserimento nel mercato del lavoro. Da questo punto di vista pensiamo di mettere in campo, diciamo, per incentivare l'occupazione, una filiera che tenga conto delle necessità dell'impresa, ma dell'impresa che fa ricorso al tirocinio deve in qualche modo dimostrare poi la volontà e la capacità di assumere le persone che ovviamente hanno svolto e fatto un percorso limpido da questo punto di vista. Va infine ricordato che la Regione, con tutti gli avvisi con i quali concede incentivi in caso di assunzione, richiede l'assoluto rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, ivi compresa quelle relative alla sicurezza. Vedi a questo proposito l'avviso da ultimo, quello di UL 30. Da tutto questo, diciamo, emerge con chiarezza, ho finito Presidente, che la Regione ha sempre prestato grande attenzione al tema della buona occupazione, promuovendo tutte le iniziative utili al suo perseguimento. In questa ottica si inquadra la totale collaborazione da sempre esistente con la Direzione Territoriale del Lavoro, istituzionalmente competente in materia giuslavoristica, con la quale si è sempre cooperato ogni volta le circostanze lo hanno richiesto. Quindi la questione del salario netto orario minimo è materia esclusiva di competenza delle parti sociali, che la esercitano mediante la stipula di contratti collettivi e l'accertamento di eventuali violazioni delle norme in esse contenute in capo agli organi periferici del Ministero del Lavoro. In questa ottica di collaborazione, qualora il consigliere Liberati volesse farci pervenire situazioni puntuali che descrivono una violazione delle norme e che afferiscono, diciamo, in qualche modo ai contratti collettivi di lavoro, li segnaleremo puntualmente alla Direzione Provinciale e Regionale del Lavoro e ce ne faremo, diciamo, carico nell'ambito di quei principi che le leggi regionali sostengono. Ovviamente per quello che attiene, diciamo, ai conflitti di interesse sono e riteniamo che siano totalmente, diciamo, infondati e che questa polemica debba avere in qualche modo, diciamo, strumentale, debba avere anche in quel modo, anche per la decenza del Consiglio regionale, un pochino fine, perché non attiene assolutamente al dettato peraltro della interrogazione in questo. Non credo che questa polemica avrà fine fin quando le COP saranno, alcune grandi COP, anello di congiunzione tra affari e politica. La Marini è soltanto incompatibile politicamente e moralmente in questa assemblea. Ha preso finanziamenti da alcune COP che hanno in mano i servizi pubblici. Invito a rispettare il regolamento e a togliere i cartelli. Consiglieri Liberati e consiglieri Carbenari, per favore, non è possibile l'esposizione di cartelli in aula. Vi prego di rispettare il regolamento. Ha preso finanziamenti da alcune grandi COP. Bisogna farla finita. Vi prego però di attenervi a un comportamento in linea con quello che è il nostro regolamento dell'aula. Per quanto riguarda l'oggetto numero 17, per l'interrogazione dei consiglieri Carbonari e Liberati, come ho avuto modo di comunicare alla conferenza dei capigruppo, l'assessore Cecchini è assente in quanto convocata ieri sera dal Ministero dell'Agricoltura, appunto, e quindi dal Ministro competente, per cui risulta assente e giustificata. La vostra interrogazione dovrà slittare un'altra volta alla seduta successiva. Abbiamo terminato così la seduta dedicata al question time. A più tardi, grazie.